Sindaco Biondi, oggi in quinta commissione è arrivato il tema della sicurezza scolastica, anche alla luce di quello che è successo di drammatico nell'asilo primo maggio. Com'è andata? Che cosa è emerso? Che tipo di indirizzi sono usciti? La situazione scuole è variegata ed è anche molto complessa perché si va dalla ricostruzione delle stesse alle manutenzioni straordinarie, alle manutenzioni ordinarie, alle competenze in ordine alla sicurezza all'esterno e all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza. Per quanto riguarda la ricostruzione delle scuole, i numeri sono noti, oltre 200 decreti firmati, 30 milioni di euro impegnati, 9 procedimenti avviati. Abbiamo alcune scuole in ricostruzione, il primo lotto della pettinatoio e bagno, abbiamo dei lotti appaltati, il secondo lotto della pettinatoio, la scuola Gignano Sant'Elia Torretta, per altri sono in corso le gare. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, ho riportato i dati, a partire dall'anno scolastico 2016-17 ad oggi sono stati impegnati circa 2 milioni e mezzo di euro per le manutenzioni edili, per le manutenzioni ordinarie circa 300 mila euro. Naturalmente poi ci sono altri problemi che sono emersi, il tema della viabilità, l'illuminazione, i parcheggi, questioni che sono note e su cui cercheremo di intervenire. In ultimo c'è il tema della sicurezza interna ed esterna alle scuole e delle aree pertinenziali, su cui, come noto, sono i professionisti incaricati e dal comune e dalla direzione scolastica, a seconda della competenza della scuola ad occuparsene. Abbiamo trovato un punto di accordo in una maggiore capacità di ascolto attraverso l'individuazione di una PEC fissa a cui mandare tutte le comunicazioni specifiche sulle scuole e l'istituzione di una sorta di consulta permanente che almeno con cadenza bimestrale si riunisce per affrontare in sede tecnica problemi che molto spesso possono essere risolti direttamente senza l'intervento della politica, ma attraverso il lavoro ordinario degli uffici.